Abbiamo provato a capire un pochino di più di cosa parliamo quando parliamo di tecnologia 5G, poi vediamo quali sono le sue, no, i suoi legami col territorio, che cosa succederà e anche se ci sono rischi, perché questo è un dato evidentemente fondamentale che va approfondito, no? Non, come ha detto giustamente il professor Lombardi, non c'è mai una cosa che va soltanto bene, no? E evidentemente è necessario che le cose siano bilanciate. Dal punto di vista dei giornalisti è fondamentale acquisire anche questo tipo di informazione, evidentemente, sia sull'uso, ma soprattutto, e anche qui nell'intervento del professor Lombardi è stato detto più volte, così come nell'intervento del professor Mucchi, cioè ci sono tutta una serie di aspetti che stanno proprio nella decodifica dei dati, che passano attraverso chi sa gestire la comunicazione, quindi la professionalità nella gestione di questi dati, nel tradurli, nel farli diventare informazione coerente, e beh, questo evidentemente ha molto senso. Direi di dare la linea a questo punto e la parola all'assessore Squittieri. Ti posso rubare un secondo, parto in piedi e mi riesce meglio ragionare. Poi vengo anche alle slide, alle cose che avevo previsto, insomma, di dire stamattina. Parto dalle domande che sono state fatte stamattina. Io conosco la gran parte delle persone che sono venute, dei cittadini che sono venuti stamani anche a esporre le preoccupazioni sull'inquinamento elettromagnetico, sul 5G, eccetera. E sinceramente, insomma, io le ho anche incontrate diverse volte nel mio ufficio. Penso anche che ci sia una legittima preoccupazione da parte dei cittadini rispetto alle cose nuove che stanno arrivando. Noi come amministrazione comunale abbiamo, come dire, accolto la sperimentazione del 5G dopo una decisione del Ministero dello Sviluppo Economico e consideriamo, e poi lo vedremo meglio anche quando entrerò nel merito dell'intervento rispetto alle potenzialità della sperimentazione per il nostro territorio, questa sperimentazione è un'occasione per la città di Prato. E la consideriamo un'occasione, e un'occasione da non perdere, assolutamente una possibilità per il nostro territorio, una possibilità perché quella sperimentazione che l'allora Ministro dello Sviluppo Economico e l'allora Sottosegretario alle Telecomunicazioni impostarono per il Paese era una sperimentazione ed è una sperimentazione che spinge il Paese e gli operatori di telecomunicazioni non solo a sperimentare le frequenze e l'uso di quelle frequenze, ma a spingere università, centri di ricerca e imprese a produrre servizi in Italia e quindi a diffondere la produzione dei servizi e la consapevolezza dell'uso delle tecnologie anche nel nostro paese, dove invece di solito, diciamo, noi acquistiamo dall'estero e, diciamo, poi i nostri, come dire, cervelli si raccontano sempre cervelli in fuga, quando invece anche qui, anche al PIN di Prato, abbiamo ricercatori che in questo momento stanno sperimentando e stanno lavorando su applicazioni interessantissime dal punto di vista tecnologico che possono cambiare realmente la vita delle persone. Quindi, come ci siamo approcciati rispetto anche al tema delle onde elettromagnetiche, eccetera? Il ruolo dell'amministrazione comunale non può che essere quello di fare che cosa? All'inizio della sperimentazione, appunto, quando il ministro e il sottosegretario lanciarono la sperimentazione, noi ci siamo più volte seduti a un tavolo presso il Ministero. La sperimentazione è guidata dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal governo italiano, per conto della Commissione Europea, che ha chiesto ad ogni Stato membro di sperimentare il 5G in almeno una città entro il 2020. E io credo che anche questa della sperimentazione potesse essere, poi le cose sono cambiati i governi, quindi le cose cambiano, ma potesse essere un'occasione anche per approfondire, per dare strumenti anche a noi enti locali rispetto alla regolamentazione sulla posa delle antenne. Guardate, in Italia il principio di precauzione, come diceva il professor Lombardi, è applicato sulla base delle normative europee, sulla base delle normative nazionali, e quindi ogni antenna che viene posata sul territorio deve, come dire, sottostare a quelle limiti che sono previsti dalle norme. Io
come cittadino mi sento tutelato dalle norme del mio paese che applicano il principio di precauzione. Come amministratore dico: date strumenti a tutti gli enti locali, perché questo problema che oggi stiamo affrontando a Prato, Milano, eccetera eccetera eccetera, lo dovranno affrontare tutti i comuni d'Italia. Quello di dove mettere le antenne, perché metterle lì, qual è l'impatto dell'inquinamento elettromagnetico, ma anche qual è l'impatto ambientale, qual è l'impatto paesaggistico di queste antenne. Perché non affrontarlo prima, visto che oggi siamo seduti tutti allo stesso tavolo, ministeri, enti locali, operatori TLC e università, e fare un approfondimento su questi temi, anche sui temi quindi della regolamentazione nel nostro paese. Perché noi fortunatamente siamo un paese dove i cittadini sono cittadini attivi, dove i cittadini si fanno delle domande, probabilmente non sempre hanno le risposte a quelle domande, perché non sono i cittadini che devono avere le risposte per forza alle domande che si pongono, ma ci sono poi le istituzioni che devono dare delle risposte. Se è giusto che ci sia questa dimensione, io penso che sia giusto anche affrontare e utilizzare la sperimentazione anche da questo punto di vista, senza avere timore delle preoccupazioni pure legittime che ci sono nel paese. Ovviamente poi io ho la mia opinione e continuo e lavoro affinché, come dire, il 5G nella città di Prato venga considerato un'occasione per questo territorio, e brevemente racconto quello che noi abbiamo fatto in questi 2 anni, perché si tratta, diciamo, di quasi 2 anni ormai che stiamo affrontando questo tema, e di come abbiamo inserito il tema della sperimentazione in una più vasta programmazione che diciamo aveva e ha l'amministrazione comunale di Prato rispetto ai temi delle nuove tecnologie e della Smart City. Qui il titolo, diciamo, di questo ragionamento è il tema del distretto, e quindi del comparto più tradizionale della produzione del manifatturiero tessile. Qui c'è un po' un riassunto di come è andata. Nel 2017 la Commissione europea chiede a tutti gli Stati membri di fare la sperimentazione 5G in almeno una città per paese. Prima anche il professor Mucchi diceva, diciamo, quali erano state le città, e anche Beltrame diceva quali erano state le città scelte. 5 aree pilota: Milano, Prato, Bari, L'Aquila e Matera. 3 lotti su cui, diciamo, sono stati messi a bando e su cui gli operatori hanno presentato dei progetti per aggiudicarsi gratuitamente delle frequenze in queste aree. Cioè il Ministero ha concesso gratuitamente agli operatori le frequenze su cui cominciare a lavorare sul 5G. Sottolineo questo tema del gratuitamente perché poi ci siamo resi conto di quanto fosse importante questa gratuità delle frequenze quando poi è arrivata l'asta per le frequenze che sono, diciamo, su tutto il paese, perché questa asta che si è, diciamo, conclusa pochi mesi fa è valsa alle casse dello Stato oltre 6 miliardi e mezzo di euro, se non sbaglio, e vuol dire questo, oltre che, diciamo, oltre essere stata un'importante entrata per le casse dello Stato, è un indice che ci dice quanto gli operatori di telecomunicazioni sono pronti a investire in un settore come questo. Quante risorse? E quanto era importante l'impostazione del bando per l'assegnazione gratuita delle frequenze in queste 5 città, perché chiedeva agli operatori di telecomunicazioni non solo di utilizzare le frequenze, ma di investire quelle risorse che stavano un po' risparmiando in quegli anni, quindi per un breve lasso di tempo, in ricerca e soprattutto in produzione di servizi. E quindi si ritorna al tema che dicevo prima. Questo in un contesto più vasto, quello della strategia nazionale della banda ultralarga. Qui il tema dell'FTTH in questa città, cioè della fibra fino a casa, è un tema che noi abbiamo portato avanti fin dall'inizio. Prato è una città con tantissima fibra, a Prato sono già cablati in FTTH tutti e 2 macrolotti industriali, e quindi macrolotto 1 e macrolotto 2, da poco si è concluso anche il cablaggio in FTTH del macrolotto 0, cioè dell'area, diciamo, che viene definita Prato macrolotto 0, e
Ci sono in corso investimenti degli operatori principali che fanno FTTH, quindi Open Fiber e Flash Fiber, che è, diciamo, la somma, la joint venture fra TIM e Fastweb, proprio in questa città per portare l'FTTH, cioè la fibra, fino a casa. E mentre 5 anni fa, quando noi ci siamo insediati, gli operatori ci volevano convincere che questo era, come dire, un investimento superfluo per il paese, oggi noi sappiamo quanto invece è determinante per le nostre vite avere anche una fibra che sia, diciamo, altamente performante anche nelle nostre abitazioni e non soltanto nei siti industriali. Questa è la slide che ha fatto vedere prima anche Lorenzo, cioè la compagine che ha vinto il bando per il territorio di Prato e L'Aquila, che era un lotto unico, e questi soggetti, diciamo, che hanno fatto parte di quella compagine. E qui vengo a dove abbiamo inserito noi questo ragionamento, e ho messo due slide. Una è questa qui sugli SDG goals, e cioè sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile, che sono, diciamo, gli obiettivi 2030, che sono secondo noi una delle linee su cui le pubbliche amministrazioni e i governi locali devono muoversi in questi anni e non aspettare che lo facciano soltanto gli stati. E l'agenda urbana europea sono le linee di programmazione della Commissione europea sulle politiche urbane, quanto le politiche urbane in Europa incideranno nelle trasformazioni dell'Europa, e quindi di come l'Europa oggi sta impostando tutta la programmazione 2027 a partire dal concetto di agenda urbana, cioè delle azioni delle città. Queste sono due linee, diciamo, su cui noi ci stiamo muovendo su una serie di pianificazioni. C'è da una parte il lavoro sulla pianificazione che noi stiamo facendo, il nostro piano per la città intelligente, il piano Smart City, il piano urbano della mobilità sostenibile, che grazie tra l'altro a tutto un sistema di sensori e di monitoraggio nel territorio ci ha permesso di individuare quali erano gli investimenti in mobilità sostenibile da fare in questa città. Pensate alle piste ciclabili che noi stiamo portando anche nella città densamente abitata e non soltanto a quelle per svago, grazie appunto a questo piano, al nostro PAES e al piano operativo che ridisegna dal punto di vista urbanistico la città. Ho messo accanto anche l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana che noi stiamo facendo, che sono il piano dell'innovazione urbana, 8 milioni di euro che trasformeranno l'area del Marolotto Zero, che è quello dove vi ho detto prima noi abbiamo chiesto agli operatori di portare l'FTTH, il parco fluviale, che tra l'altro è qui accanto e dove il primo intervento è quello del parcheggio che c'era sopra al parcheggio sotterraneo qui dell'università, e dove oggi c'è un playground, uno spazio condiviso dove i ragazzi 5 anni fa morivano di overdose e oggi giocano a basket. Il parco centrale di Prato, dove sorgeva il vecchio ospedale, dove sorge ancora il vecchio ospedale della città e che verrà abbattuto. Il quartiere del soccorso con l'interramento e il raddoppio della declassata. Le piazze nelle frazioni, che a Prato non sono frazioni ma sono paesi. Perché dico questa cosa? Perché noi abbiamo inserito il tema dell'innovazione della Smart City, e qui c'è, diciamo, un approfondimento sul piano Smart City e sugli asset su cui si è mosso il lavoro che noi abbiamo fatto sulla Smart City. Abbiamo appunto inserito la sperimentazione 5G e le potenzialità della sperimentazione 5G, che non è altro che un'infrastruttura in più a disposizione dei servizi della città, un'infrastruttura più performante a disposizione dei servizi della città, un'infrastruttura che permetterà delle cose che noi oggi forse non siamo nemmeno in grado di calcolare e di immaginare dal punto di vista anche dei servizi che ci saranno, che ci metteranno a disposizione. Ma per fare che cosa? Cioè per fare quello che io penso noi dovremmo fare, cioè quando parliamo di tecnologia, cioè di cominciare a pensare non soltanto alle applicazioni finali della tecnologia e a quello che questa ci permetterà e che oggi per la gran parte ci consente, ma cominciare a pensare come noi oggi, anche con la tecnologia esistente, ne possiamo utilizzare fino in fondo le potenzialità mettendole a sistema, e quindi considerando il tema della Smart City e della città intelligente non come un tema, diciamo, quante applicazioni
soluzioni ha il Comune di Prato per... Bene, noi abbiamo tutti i servizi online, i cittadini possono praticamente fare tutto senza andare allo sportello se sanno utilizzare un computer, ovviamente per tutte le cose che sono consentite dalle norme, ma ormai quasi tutte, tranne fare la carta d'identità e poco altro. Ma quello di cui ci siamo accorti è che nella città di Prato c'erano tantissime azioni portate avanti da soggetti pubblici e non, che però offrivano e offrono servizi ai cittadini, che fanno tantissimi progetti che si possono definire progetti di smart city, ma che nessuno di questi è collegato con l'altro. Cioè la città intelligente è una città dove ognuno va per conto suo e porta avanti la tecnologia come un addendum rispetto alle progettazioni e porta avanti. No, non è questa la città intelligente. La città intelligente è una città che mette insieme le potenzialità, la partecipazione, la coprogettazione, perché i progetti che vi ho fatto vedere prima noi li abbiamo fatti coprogettando e facendo partecipare i cittadini alla progettazione di quelle infrastrutture, ma mettendole a disposizione, come dire, della idea di città che noi stiamo portando avanti e di cambiamento che noi stiamo portando avanti in diversi settori. Quindi ci siamo posti sulla base di questo piano, prima facendo una mappatura di tutte le cose esistenti e poi realizzando anche alcune azioni. In particolare quelle più importanti sono state quella di portare l'infrastruttura digitale, quindi l'FTTH e la connessione a 100 megabit in tutte le scuole della nostra città, di portare la connessione in fibra in tutte le aule delle scuole elementari e medie della città di Prato e di diffondere la presenza dell'infrastruttura come un elemento abilitante anche dal punto di vista democratico per le competenze di tutti i ragazzi della città di Prato e non solo di chi può permetterselo, ma le competenze digitali oggi sono fondamentali anche nella scuola e quindi è fondamentale che ci siano le infrastrutture che garantiscano questa possibilità di accesso. E poi tutto il resto, la videosorveglianza, il wifi, l'infomobilità, come vi dicevo prima, eccetera. Nel 2018 è andata avanti, come insomma è stato detto, la sperimentazione attraverso il monitoraggio che il Ministero ha fatto sugli use cases della sperimentazione. C'è stato però anche un passaggio che noi non abbiamo lasciato disperso. Cioè a un certo punto il Ministero dello Sviluppo Economico, per la verità, a dicembre destina 100 milioni di euro alla sperimentazione 5G e decide di destinare questi 100 milioni di euro, visto che prima non aveva messo nessuna risorsa dello Stato sulla sperimentazione se non per mancato introito, decide di investire questi 100 milioni per far fare la sperimentazione ai centri di ricerca, alle università e alle regioni italiane che avevano una delle cinque città nella sperimentazione. Tutto questo, come dire, è stato cambiato dall'attuale governo e la regione toscana, che aveva deciso di comunque investire 3 milioni di euro in questo progetto, che è quello che poi vi mostrerò fra un secondo, ha deciso che andrà avanti. Per fare che cosa? Il lavoro che noi vorremmo fare insieme Regione Toscana, Comune di Prato e con la Fondazione Ugo Bordoni, con la quale abbiamo siglato un protocollo d'intesa e che appunto aveva questo obiettivo, era quello di utilizzare la sperimentazione 5G per applicarla a Industria 4.0, cioè a coinvolgere l'intero sistema del manifatturiero toscano, in particolare in due settori che sono quelli preeminenti di questo territorio, il tessile e moda e l'audiovisivo, per portare la sperimentazione 5G nel manifatturiero italiano e per appunto lavorare all'interno della filiera. Due settori, come dicevo, il tessile e moda, che è un settore tradizionale, un settore, come dire, maturo dal punto di vista tecnologico, anzi ha subito tantissime fasi di crisi anche nella nostra città, ma che oggi è un settore in grande espansione che ha bisogno
bisogno della tecnologia per mantenere la competitività anche rispetto alla qualità del prodotto e alla qualità della produzione. E quindi e poi il settore dell'audiovisivo. Voi sapete che a Prato da 3 anni si è insediata una sperimentazione che ormai oggi è una realtà importante, che è quella delle manifatture digitali del cinema, che è una realtà molto importante che sta attraendo su questo territorio tantissimi investimenti da parte di aziende del comparto creativo. E quindi, visto che le potenzialità del 5G saranno probabilmente molto importanti su tutto il tema dell'audiovisivo, non solo per la grande capacità di banda che serve per trasmettere, come dire, un video, no? Ma perché in quel settore sono già oggi in corso importanti sperimentazioni. E quindi abbiamo utilizzato questo tema della sperimentazione 5G per attrarre qui investimenti importanti di produzioni nel campo dell'audiovisivo, che per esempio hanno portato qui a Prato l'interessamento di grandi produzioni cinematografiche, come per esempio le produzioni cinematografiche, mi riferisco all'audiovisivo, ai cartoni e a tutta quella parte lì, dove c'è una industria molto importante. Quali sono gli obiettivi del nostro progetto? Intanto quello di considerare il digitale un valore aggiunto del manifatturiero toscano e di cogliere l'occasione del 5G per anticipare il vantaggio e quindi per utilizzare fino in fondo il vantaggio competitivo che il 5G ci dà. Come dicevo prima, possiamo noi cogliere questa occasione per chiedere al sistema di manifatturiero toscano di pensare in 5G, cioè di pensare il proprio modello organizzativo che oggi si misura con la dimensione di una tecnologia che ancora non è totalmente performante, può oggi cominciare a pensare il proprio modello organizzativo in vista di questa tecnologia? E può essere un valore aggiunto, per esempio, il fatto che la nostra città è il luogo principale, non solo, insomma, il nostro distretto, il distretto tessile pratese, che è fatto di piccole e piccolissime imprese che dalla materia prima al prodotto finito vedono un passaggio continuo da un'azienda all'altra, può essere considerato un valore aggiunto il 5G rispetto a questo modello di produzione, a questo modello distrettuale, quindi non solo di produzione ma anche di organizzazione del lavoro? Su questo professor Lombardi ovviamente mi redarguisca laddove dica delle inesattezze. E quindi quello poi di incentivare il passaggio al digitale nel comparto manifatturiero tradizionale. A Prato si dice, diciamo, come dire, ancora si fanno le bolle a mano, no? Come si fa a fare, a compiere fino in fondo il tema del trasferimento tecnologico in azienda? Come si fa a incentivare il tema del trasferimento tecnologico nell'impresa più tradizionale? Ovviamente questo, l'altro punto per noi fondamentale, è quello di investire nella formazione delle competenze, nelle competenze del sistema toscano, perché questo appunto è un lavoro, come vi dicevo, che stiamo portando avanti con la Regione Toscana, in particolare della città di Prato. E anche qui per portare avanti il tema dell'attrazione degli investimenti, cioè Prato dice e pensa che noi pensiamo che insieme ovviamente agli stakeholder, insieme alla città, che la tecnologia può essere un grande volano per migliorare la competitività del nostro comparto più tradizionale, ma anche per attrarre imprese e investimenti in questo territorio. Attrarle sia dal punto di vista del comparto più tradizionale, del manifatturiero, ma anche da tutti gli altri comparti, anche del comparto ICT. Prato è una città dove già oggi sono insediate diverse aziende ICT. Prato è la piana, perché noi, diciamo, non ci viviamo come una città all'interno solo del confine amministrativo del comune di Prato, ma siamo una città che vive all'interno di una città metropolitana di 1,5 milioni di abitanti, Prato, Firenze e Pistoia, dove la gente si muove per lavoro, per studio, per svago, senza sapere che passa da un confine all'altro e da un comune all'altro.
E quindi per noi è chiaro che il tema dell'attrazione degli investimenti diventa decisivo. Quello che noi vorremmo fare è appunto la costituzione di un centro di competenze che coinvolga le università della nostra, del nostro territorio e che serva a progettare e sviluppare le soluzioni dei prodotti connessi alla tecnologia 5G, che però abbia come dire come obiettivo principale quello di supportare le imprese nello sviluppo e nella progettazione di soluzioni prototipali provenienti dalle piccole e medie imprese. Cioè quello che ci interessa, e poi è scritto un po' più sotto, è quello di promuovere la sperimentazione nella filiera, non soltanto in un dimostratore, non soltanto all'interno della ricerca, della ricerca universitaria, ma di fare questa ricerca e di creare le condizioni affinché questa sia applicata alla filiera e quindi anche all'individuazione di alcune filiere, di alcuni pezzi della filiera del distretto tessile protese per applicare lì il trasferimento tecnologico e quindi l'uso di queste nuove tecnologie. Come dicevo appunto, il finanziamento avviene appunto in questi due ambiti, quello del manifatturiero e quello appunto del cinema e dell'audiovisivo. E poi abbiamo, diciamo, nel frattempo, mentre stiamo lavorando a questo progetto del centro di competenze, stiamo lavorando in maniera strettissima con il PIN, con il professor Lombardi e con Lorenzo Mucchi, professor Mucchi, a un progetto un po' più ambizioso dal punto di vista culturale, secondo me, anche per la nostra città. Cioè non solo quello di investire delle risorse che la Regione Toscana metterà a disposizione, ma quello di chiedere alla Regione Toscana fin da subito, e che questo è già partito nel 2018, la disponibilità a mettere a disposizione di questo territorio un lavoro, delle risorse per costruire un'attività di disseminazione e di sensibilizzazione rivolta al sistema delle imprese. Cioè un lavoro capillare fatto nella città di Prato, impresa per impresa, azienda per azienda. E quando si parla di impresa a Prato si parla di piccolissima impresa, anche le più grandi aziende della nostra città sono delle piccole imprese. Per lavorare appunto con questo sistema delle imprese per far cogliere fino in fondo qual è la potenzialità del 5G, qual è la potenzialità e anche, come dire, il vantaggio competitivo che ci viene dalla sperimentazione e soprattutto di quali sono le potenzialità di che cos'è oggi la fabbrica connessa. Cioè pensare che Prato possa diventare nel suo sistema distrettuale una città fabbrica come lo era e come lo è ancora, ma connessa, con delle fabbriche connesse, con i livelli diversi passaggi della produzione industriale connessi l'uno all'altro. Quale vantaggio porterà questo al comparto tradizionale manifatturiero? Quale e quante sono le possibilità che si aprono per il lavoro e per il distretto di questa città? Questa è un po' una sfida, oltre che come dire, tecnologica, anche culturale. È una sfida che noi abbiamo cominciato a portare avanti e devo dire, facendo una considerazione diciamo anche a posteriori, perché una prima fase di questo lavoro è già iniziata e è già stata portata avanti qui al PIN, devo dire che abbiamo trovato un sistema delle imprese che è pronto, che è disponibile, che ha voglia di fare questo investimento, che ha colto fino in fondo le potenzialità del trasferimento tecnologico per garantire alle imprese la possibilità di rimanere nel mercato, perché sono i loro committenti, i loro clienti che oggi chiedono un livello di presenza di tecnologia e di possibilità ulteriori quando chiedono un prodotto e quindi vogliono subito sapere delle informazioni che oggi i nostri committenti non sono in grado di dargli, che i nostri produttori non sono in grado di dargli, e invece con le nuove tecnologie potranno farlo. E quindi abbiamo appunto fatto partire questo lavoro che appunto era in una prima fase
ha coinvolto le imprese della città e che appunto le ha coinvolte in una operazione di disseminazione di informazione, e in una seconda fase nel 2019 avrà l'obiettivo proprio di continuare questo lavoro di disseminazione di informazione in diversi altri ambiti, tipo uno dei settori su cui vorremmo lavorare è sicuramente il settore della logistica, che è uno dei temi tra l'altro su cui molto importanti per il nostro distretto, ma su cui le potenzialità delle innovazioni tecnologiche potrebbero portare a dei miglioramenti importanti. Ma la fase successiva vuole anche avere l'ambizione di cominciare questo lavoro di progettazione con le imprese, cioè arrivare a condividere con le imprese e a capire quali sono i progetti di ogni singola impresa o di alcune filiere, per arrivare poi a seguire, attraverso ovviamente il lavoro del PIN, la progettazione delle imprese. Io ho voluto, come dire, raccontare questo perché questo è un lavoro che noi abbiamo fatto insieme alla Camera di Commercio, a Confindustria, a CNA, a Confartigianato, anche coinvolgendo però i sindacati dei lavoratori, cioè CGIL, CISL e UIL. Li abbiamo coinvolti fin da subito proprio perché c'è oggi, anche tra le altre cose, tra le varie cose di cui si discute rispetto all'uso della tecnologia e per la quale, diciamo, c'è anche un timore rispetto al futuro, che è quello della perdita dei posti di lavoro. Cioè, è vero che con le nuove tecnologie, con la robotica che entrerà nella fabbrica connessa, si perderanno posti di lavoro? Non è vero? C'è un dibattito che ovviamente non si può far stamani, e che è un dibattito che è lo stesso che ha attraversato tutte le grandi rivoluzioni industriali della storia dell'uomo. A questo dibattito noi non pretendiamo di dare una risposta. Quello che noi possiamo fare è condividere con i cittadini e in questo caso con i lavoratori non solo un dibattito pubblico e quindi aumentare e fare un lavoro sulla consapevolezza dei rischi o delle opportunità che noi abbiamo di fronte, ma quello che noi possiamo fare da questo punto di vista è anche lavorare insieme alle organizzazioni sindacali, le organizzazioni datoriali, per costruire un sistema della formazione delle competenze anche nel nostro territorio, che riguarda sia i lavoratori del futuro, cioè i ragazzi che oggi vanno a scuola e che imparano i linguaggi di programmazione fin dalle elementari e che fanno esperimenti di robotica anche nelle nostre scuole medie, ma anche nella formazione continua della vita. E quindi noi dobbiamo costruire un sistema, dobbiamo lavorare affinché tutti i soggetti coinvolti in questa trasformazione che stiamo vivendo siano pronti o comunque creino, come dire, le condizioni affinché ci siano delle risposte. Allora, questo si fa secondo me condividendo gli obiettivi finali, ma soprattutto dandosi degli strumenti e quindi coinvolgendo tutti gli attori del territorio, i cittadini, le organizzazioni datoriali, le organizzazioni dei lavoratori, a concorrere a una progettazione. E quindi qui sta un po' il ruolo degli enti locali, secondo me. Cioè, noi in questa sperimentazione alla fine potevamo e abbiamo un ruolo secondo l'impostazione che appunto ha avuto anche fin dall'inizio la sperimentazione, che è rivolta agli operatori di telecomunicazione, se volete marginale, perché il comune non fa altro che avere sul proprio territorio le antenne e a seconda del fatto che ARPAT dia o meno il consenso alla posa di quell'antenna può o meno intervenire, ma sempre su un giudizio che viene da un soggetto esterno. Noi pensiamo che invece il ruolo di un ente locale oggi possa essere quello di andare oltre le sue funzioni mere di come dire, regolatore e di e star qui a aspettare dal basso quello che succede ai cittadini che vivono la nostra città dall'alto. Quello che un comune e che la politica può fare è mettere i cittadini nelle condizioni di avere la conoscenza di quello che succede nella propria città e di diciamo, costruire un sistema delle competenze, di diffondere sempre di più le competenze. Guardate, tutti noi siamo un sensore oggi, perché tutti noi abbiamo uno, anzi in ogni telefono ci sono più sensori probabilmente
anzi sicuramente. Quindi tutti noi siamo più di un sensore e tutte le volte l'accendiamo, che lo spengiamo, costruiamo una quantità di dati e regaliamo una quantità di dati che probabilmente è infinita in una giornata, già oggi, non quando avremo la casa connessa, il frigo che ci dice che si deve fare la spesa, non in quella data lì, già oggi noi siamo dei sensori. E aumentare la consapevolezza sull'uso di quei dati e su chi usa quei dati per fare che cosa è un elemento decisivo dal punto di vista della cittadinanza e della tenuta democratica. Guardate, noi siamo ora oggetto, abbiamo parlato della sperimentazione, ma a metà di questo percorso, ad un certo punto, questa sperimentazione si è rallentata. Perché? Perché partner della sperimentazione di Win3 Open Fiber è ZTE. ZTE è un'azienda cinese, gemella di Huawei, fondamentalmente, per farvi capire le dimensioni e di cosa si sta parlando, che produce alcuni pezzi che poi saranno nelle antenne, piuttosto che, ora non so quale pezzo fa di preciso. Ma nella guerra, nel nuovo conflitto mondiale tra gli Stati Uniti e la Cina, questo tema è arrivato esattamente qui a casa nostra. Cioè, mentre Trump alla televisione diceva noi blocchiamo una serie di aziende che stanno investendo nel nostro territorio utilizzando tecnologie statunitensi o il contrario, ecco, ha bloccato esattamente, o poteva bloccare esattamente quello che succedeva qui nella nostra città, la sperimentazione 5G. E oggi, non più tardi dell'altro giorno, Trump ha intimato la Merkel sull'acquisto di alcuni dispositivi o sull'uso di alcuni dispositivi che diciamo erano provenienti da aziende cinesi. Cioè, questo tema qui, che diciamo è la nuova, ora lo dico un po', però è la nuova guerra fredda, è una frontiera molto avanzata di confronto e di assetto geopolitico del mondo. E noi siamo qui, ecco, io penso che il ruolo anche che noi possiamo avere sia quello di confrontarci e trovare le modalità affinché anche nella nostra città ci possa essere una maggiore consapevolezza nell'uso di questi strumenti, ma anche una maggiore consapevolezza non solo nell'uso quotidiano, ma di quello che questi strumenti cambiano quotidianamente senza che noi ce ne accorgiamo nella nostra vita. E io penso, ecco, che questo sia un po' il motivo anche per il quale in questi anni noi abbiamo lavorato non soltanto sulle potenzialità della tecnologia dal punto di vista strettamente tecnologico, ma sulle potenzialità della tecnologia anche da tutti gli altri punti di vista. E quindi per questo motivo ci ha sempre fatto piacere il contributo che Digit ha dato a questa riflessione nella nostra città, perché si tratta di una riflessione che guarda al futuro e che quindi ci interessa anche ci sia qui. Quindi io vi ringrazio ancora e insomma si rimane qui a disposizione come sempre.